Gabriel Bunghe, Acadia, Il male oscuro, pubblicato da Edizioni Kikayon, Comunità di Bose. L'autore è molto noto, è un eremita monaco, si occupa in questo testo, agevole ed atto per la lettura spirituale, della questione di questo vizio capitale, Acadia nella lingua originale, tradotto in Occidente con la parola acidia. Si tratta di uno dei vizi capitali, forse quello più complesso da trattare, chiamato anche demone meridiano. E a partire dai testi, soprattutto dai testi di Evagrio Pontico, l'autore è estremamente competente, passa in rassegna tutto ciò che riguarda questo male oscuro, che è l'acidia, appunto, attraverso la conoscenza, lui ha molto, in maniera molto precisa, degli autori del passato, ma soprattutto direi il suo punto di forza è quello di mettere in collegamento questo vizio capitale dell'antichità con la depressione che colpisce l'europeo occidentale o anche l'abitante del primo mondo, quindi anche questa grande capacità di fare sintesi fra passato e presente. Soprattutto credo sia un libro veramente molto adatto da leggere per chi dipinge icone, perché sappiamo tutti noi che dipingiamo quanta indolenza spesso ci coglie quando siamo sotto lo sforzo di questo lavoro così esigente, così importante, così anche obiettivamente faticoso, sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista psicodinamico. E quindi è un libro che credo faccia molto molto bene sia nelle crisi molto grandi nelle quali tutti più o meno entriamo ed usciamo, sia forse anche da quel male che molto spesso sentiamo la mattina quando abbiamo poca voglia di sollevare il pennello perché ci sentiamo stanchi di fronte a questo lavoro così esigente. E quindi un libro direi che può davvero servire per sollevarci nei nostri momenti di difficoltà e forse anche nei momenti in cui vediamo nero, vediamo un tunnel senza l'uscita. E questo libro, agevole e bello, lo consiglio proprio per la lettura spirituale di Gabriel Bunghe, Acadia, Il male oscuro.